È sul campo di casa che il Gravellona San Pietro trova il Virtus Villa d'Ossola nella seconda giornata di campionato di prima categoria. Entrambe le squadre, a 3 punti in classifica, si trovano in campo con una rosa rinnovata dopo la fine della scorsa stagione. Al 19° minuto il cross dei padroni di casa non trova riscontro nell'area avversaria e la punizione del Gravellona al 24° minuto del primo tempo finisce alta sopra la traversa. Un minuto dopo è Pasin del Villa d'Ossola ad impensierire la porta di Romani. E sempre gli ospiti al 28° minuto su calcio di punizione non vanno a segno. Il Gravellona risponde bene al 40° su medesimo gioco di Bionda ed il primo tempo si conclude sullo 0-0. La ripresa. È il Villa d'Ossola al 4° minuto a tentare la rete con Martinella su assist di Fabbri e 4 minuti dopo Allidi del Villa d'Ossola blocca un pericoloso cross dalla fascia sinistra. Sono sempre gli ospiti al 10° minuto su assist di Rossi a sfiorare il gol con Paffini e 5 minuti dopo Fioretti del Gravellona smuove Allidi andando però a trovare il palo. Al 25° minuto del secondo tempo, sempre Fioretti porta in vantaggio il Gravellona San Pietro che nell'ultimo quarto d'ora sfiora il 2-0 in 3 diverse occasioni, trovando la difesa degli ospiti pronta al pressing continuo. Gravellona San Pietro, Virtus Villa d'Ossola 1-0.